Radio. Buongiorno. Si sono scatenati i nostri ascoltatori. Hanno aperto il loro cassetto dell'ignoranza italiana. Sì, forse un po' inquietante, no? Il fatto che ci abbiano scritto in molti vuol dire che in molti hanno dei dubbi. Però è anche bello avere dubbi. Brava. No? Ecco. Ecco, per esempio quello di Mario di Caserta. Che chiede? Chiede, si scrive sogniamo oppure sogniamo con la I. Bel dubbio. Io, tra l'altro, proprio in questi giorni ho riascoltato un po' delle trasmissioni che abbiamo fatto nell'anno, durante l'anno, e mi trovo sempre a dire, si dice in tutti e due i modi. In effetti, anche in questo caso, per quanto ci sia una forma preferita, ormai si usano tutte e due. È normale che quando c'è un dubbio, evidentemente vuol dire che l'uso in qualche modo non dà un'indicazione precisa. La forma corretta è sogniamo con la I. E io me la ricordavo dalle elementari. Il motivo è semplice, perché quella è, diciamo, la desinenza morfologica della prima persona, quindi come è mangiamo, come in tutti i casi, in questi casi, la desinenza per la prima persona plurale è iamo e quindi è sogniamo. Sarà che c'è questo gn che ci mette un po', sì, no, a disagio. Il problema, infatti, è grafico, perché a livello fonetico questa I non, in realtà non è sentita, non è realizzata sostanzialmente, perché viene assorbita dalla gn. Anche nella grafia il problema è che generalmente quel gruppo GN, che tecnicamente si chiama digramma e che solitamente rappresenta la N palatale, la gn, non è mai seguito, cioè non è seguito dalla I se poi c'è un'altra vocale. Quindi, ecco, quindi è proprio un'eccezione. Disegno non ha la I, invece disegniamo alla I, proprio perché questa I è semplicemente di origine morfologica, cioè legata all'indicazione della prima persona plurale. Quindi va imparato a memoria. Ecco, questo va saputo, sì, ma questo è abbastanza semplice, perché insomma uno basta che si ricordi la regolina. Io ho trovato anche scritto ognuno, Quello è un altro tipo di problema. Quindi è brivido. Grazie a Marco Biffi, ci sentiamo la prossima settimana su Radio Capital. Bene, alla prossima.